doverosamente bisogna fare chiarezza su alcune imprecisioni, che sono alcune imprecisioni, cose dette da chi mi ha preceduto. Chi mi ha preceduto è stato tra l'altro uno dei progettisti di tante opere realizzate negli ultimi 10 anni nella città di Aversa, per cui probabilmente anche lui ha fatto mia colpa su quello che ha fatto negli anni passati. Mi riferisco a tante opere, piazze e strade oggi alle quali si è dovuto mettere mano, nelle quali non troviamo quello a cui fatto riferimento. Relativamente alla faccenda di via Vito di Asi, dobbiamo dire che la variante che ne è venuta fuori è stata un'iniziativa nostra sollecitata dagli stessi, ma la variante era riferita esclusivamente alla opportunità di fare in modo che l'ingresso alla città, e questo ce lo siamo detti noi perché quel progetto era stato validato prima del nostro avvento, quel progetto noi abbiamo ritenuto che, essendo l'ingresso alla città di Aversa, non dovesse essere considerata come un parcheggio pubblico esclusivamente, in modo tale da poter consentire la sosta e l'accesso alla città stessa, ma noi ritenevamo che quella dovesse essere una porta d'ingresso importante, con ampi marciapiedi, con una pista pedociclabile che potesse essere consona a quella che è la funzione dell'arteria principale di accesso alla città. Per questo motivo noi abbiamo ritenuto di sospendere i lavori per eliminare la sosta sul lato sinistro venendo da noi. E in tal senso abbiamo ritenuto di accogliere favorevolmente i suggerimenti venuti fuori dall'incontro avuto l'associazione qui presente che ha organizzato la manifestazione, ma il motivo principale non era un errore progettuale, ma era semplicemente era un progetto validato precedentemente. Noi l'abbiamo modificato per una scelta di carattere di opportunità, che noi avevamo un disegno diverso, che l'accesso alla città non può essere una fascia di macchine parcheggiate, una striscia di macchine parcheggiate a destra e a sinistra della stessa. Abbiamo ritenuto che un'ampia passeggiata sul lato sinistro, che è quello più accessibile dalle zone più popolose di Aversa, quindi via Parco Coccoli, Parco Argo e Parco degli Acari, potesse essere percorsa in maniera serena non solo da chi è meno fortunato di noi, ma anche da noi stessi, passeggiando in maniera serena e tranquilla, senza avere ostacoli, le macchine parcheggiate e via dicendo. Relativamente alla faccenda di via Roma, allora probabilmente si era poco attenti quando ho fatto l'intervento. Io ho detto semplicemente che quel progetto oggi è stato consegnato, la progettazione esecutiva che noi non abbiamo ancora approvato, perché la dobbiamo ovviamente prima validare e poi sottoporre all'attenzione della giunta. In tal senso, così come abbiamo fatto, non vogliamo apportare varianti sostanziali agli stessi, non lo possiamo fare, perché quelle migliorie apportate in sede di gara devono essere obbligatoriamente tenute in considerazione e riportate su carta dalla ditta aggiudicata. Allora il discorso è un altro: noi lo vogliamo portare all'attenzione per dire: questo è il progetto che noi ci è stato sottoposto alla ditta aggiudicataria, che noi porteremo avanti secondo quello che ci siamo detti. Questi progetti probabilmente qualcuno dimentica: noi siamo stati aperti e saremo sempre aperti alla città. Abbiamo fatto una conferenza non ultimo nel mese di giugno di quest'anno, l'ultimo incontro che abbiamo fatto alla presenza del presidente Caldoro, quando abbiamo fatto prima delle elezioni europee, quindi il mese di aprile, adesso ricordo bene, noi abbiamo presentato i progetti che erano ancora nella fase di elaborazione. Abbiamo fatto vedere anche il progetto di Piazza Marconi, che ovviamente ha rappresentato il presidente Gambardella, e ovviamente ci siamo riferiti anche alla facoltà di architettura per avere un contributo in termini di idee. Attenzione, non parliamo di progettualità, parliamo di apporto di idee, perché per la nostra amministrazione avere le due facoltà, ingegneria per un motivo ed architettura per un altro motivo, sono delle risorse di cui ne dobbiamo tenere in debita considerazione, perché per noi possono essere, diciamo, un miglioramento di quelle che sono le problematiche, quelle che sono le proposte per la città stessa. Allora è bene fare chiarezza su questo, è bene specificare che quelle che sono state apportate come varianti sono varianti esclusivamente dovute a un motivo di opportunità di carattere amministrativo e per quanto riguarda per via Roma, per quanto riguarda via Vito di Asi. Per via Roma noi invece, io ho detto, è all'attenzione
dell'amministrazione il progetto esecutivo, se volete lo possiamo guardare, ma varianti a quei progetti non si può, non ho parlato di varianti, non ho parlato di modifiche, sono progetti validati, sono progetti sicuramente validi e perfettamente conformi alla norma. Relativamente alla faccenda che mi ha trovato protagonista, che doverosamente devo chiarire, le mie dimissioni erano ritenute a una difficoltà di comunicazione avuta in quel momento col sindaco, e quello che noi abbiamo scritto sulla città non è vero un anno, noi abbiamo scritto sui muri della città che nel mese di marzo 2014, la gara è stata aggiudicata nel mese di luglio 2014 alla DIT per mancanza di comunicazione da parte della stazione unica appaltante, dalla quale mi onoro di aver proposto l'uscita al Consiglio Comunale di Avezzo per le lungaggini, per la burocrazia, per probabilmente la possibilità che noi potremmo perdere qualche finanziamento, perché badate bene, quella stazione unica appaltante ha impiegato un anno e mezzo di tempo, per validare, per aggiudicare una gara di Casa Cima Rosa. Attenzione, non voglio parlare delle altre, erano 6 ditte, non erano 60 ditte, 60 progetti, ma erano 6 progetti, ma Casa Cima Rosa erano 2 progetti. La stazione unica appaltante ha proposto l'aggiudicazione della gara dopo un anno e mezzo a 2 proposte progettuali. Allora ditemi voi, oggi ne sono fiero, l'ho proposto io e sono convinto e contento di averlo fatto, perché oggi noi abbiamo una classe dirigente intesa come presenza istituzionale all'interno del comune, quindi dipendenti del comune all'altezza, che sono in grado di proporre proposte progettuali valide, e così come sarà il piano urbanistico comunale che è in via di redazione e per la quale noi chiederemo i contributi, così come a prescindere, l'ho detto prima, dagli disposti normativi, noi pretendiamo la presenza, la cittadinanza attiva, la presenza della città nelle scelte per la città, perché siamo cittadini aversani, lo siamo noi, siamo nati ad Aversa, viviamo ad Aversa, continueremo a vivere ad Aversa e vogliamo che Aversa diventi un punto di riferimento non solo dell'agro aversano, ma della provincia di Caserta e della regione Campania. E allora io mi vanto di quello che stiamo facendo a nome dell'amministrazione e ribadisco ancora l'impegno preso precedentemente. Il PEPA sarà uno degli atti fondamentali sui quali noi andremo a redigere il piano urbanistico comunale e la concertazione con le associazioni, non solo la tua, caro Marco, ma tutte le associazioni del territorio dovranno essere parte attiva e dirigente nelle scelte future per la città di Aversa. Io però c'è bisogno di una recitazione. L'assessore Pappato mi dice, no, scusatemi, io sono laureato dal 1981, dal 1982 ho iniziato la mia attività professionale. Ebbene, l'assessore Pappato sa bene che nella mia vita professionale ad Aversa ho avuto un unico incarico pubblico, direzione dei lavori di piazza del Settento ad Aversa. Punto. Per quanto riguarda i BUC, noi avevamo proposto di bandire un concorso, ma l'assessore Pappia, che praticamente non ha argomentazioni da poter opporre a quanto dico, è in questa sala. Bene ha fatto l'assessore a dire che ha presentato i progetti. Progetti tirati fuori dai cassetti che non sono stati condivisi dai tecnici che stavano in questa sala, ma non solo, ma perché rappresentavano delle insufficienze anche per quanto riguarda le barriere architettoniche. Ma soprattutto, e parliamo della trasformazione, della rivoluzione che potrebbe subire il centro storico di Aversa con alcuni progetti per i quali chiediamo un confronto pubblico e che non ci vengono rappresentati. E per quanto riguarda il progetto di Piazza Marconi, mi pare che abbiamo sentito tutti quanti che il preside della facoltà di architettura ha detto che ha donato un progetto esecutivo all'amministrazione di Aversa. Questa cosa non è accettabile perché l'università deve praticamente impegnarsi a formare gli studenti e a far uscire bravi architetti alla facoltà di architettura, ma non certamente può arrogarsi il diritto di percepire incarichi e presentarli alle pubbliche amministrazioni. Questa cosa è un fatto illegittimo che, se dovesse verificarsi, avranno ovviamente chi potrà opporsi con gli strumenti legali contro queste posizioni. Mi fa piacere che in sala ci sta anche l'architetto Bartolo D'Angelo, va bene, perché lui è uno di quelli che ha visto i progetti che sono stati presentati a suo tempo. Non chiedo di intervenire sicuramente, ma la sala, quando l'assessore dice che in questa sala ha presentato quei progetti, ebbene, dovete sapere una cosa,
Gli architetti e gli ingegneri non erano stati invitati, però si trovavano sulle locandine. Io vi ringrazio perché l'informazione deve essere data pubblica. E quando l'ingegnere parla che a marzo ha fisso il manifesto, mi dispiace che è assente, no, però devo concludere, mi dispiace che è assente, avevano sostenuto come amministratore che quei progetti erano andati già in là e già appaltati. È vero. Ripeto per piacere. In effetti adesso siamo proprio alle conclusioni.